probabilmente l'evento politico più partecipato dell'anno, ma com'è andata? È andata che c'è una società che è pronta a partecipare, che ha bisogno di spazi di partecipazione, lo testimoniano i 200 interventi nei workshop, lo testimonia il numero di partecipanti, ma soprattutto la maniera attiva in cui si è discusso, che rivela non solo insomma, una disponibilità all'impegno, ma un bisogno di impegnarsi. Da questa assemblea può nascere un percorso in grado di dare spazi di partecipazione, iniziativa, organizzazione collettiva su tutti i territori, su scala nazionale, in grado anche di cambiare insomma, dal basso lo scenario italiano. Il clima è molto partecipato, le idee di Landini, il movimento di Landini interessa, che aria si respira? Beh, intanto si respira un'aria dove si vuole provare a cambiare, che mi pare la cosa più importante, uscendo anche ognuno dalla propria logica più o meno d'orticello. Cioè l'idea che siamo usciti da un periodo in cui ognuno ha capito che è insufficiente per cambiare la situazione, ci pone in una condizione in cui la proposta della coalizione sociale ci pone il problema di rigenerare, secondo me, sia un pensiero politico, cioè che esca sostanzialmente dai meccanismi egemonici di competizione a sinistra, di logica appunto di chi non è d'accordo con te per forza un traditore, di divisioni che hanno caratterizzato il nostro mondo e anche la crisi che non riguarda solo i partiti e sindacati, ma riguarda anche probabilmente gli strumenti di lettura che anche i movimenti, le associazioni, le cooperative e quant'altro hanno avuto in questi anni. E c'è bisogno di trovare posti di lavoro e cambiare anche la struttura produttiva del paese che non ha un piano industriale da 20 anni. E io credo che qua ci siano delle idee interessanti da questo punto di vista. L'altro aspetto è un aspetto etico, cioè questo è un paese che sta morendo di corruzione, cioè non è possibile come dire, non porre la questione morale al centro dell'azione di governo. Renzi continua a dire cose molto generiche, il problema del PD sembra essere diventato l'antimafia o Rosi Bindi. Ma sembra innanzitutto partecipata e partecipata autenticamente, ceto politico non se n'è visto quasi e questo è una cosa buona, e l'altra cosa è che in un mondo dove si parla di strane cose, di incostituzionalità del reddito, altre cavolate così, qua si parla di reddito, di salari minimi, di precarietà, di cose reali con un metodo partecipato. Ovviamente come tutti i processi avrà mille contraddizioni, però è una cosa vera, questo mi sembra una buona cosa. Risporcarsi in qualche modo le mani ricostruendo da una parte i nessi di mutualismo, vero, cioè il meccanismo che uno appunto con una tessera della coalizione sociale potrebbe avere difesa sindacale, accedere alle mense popolari, alle palestre popolari, piuttosto che a entrare a spettacoli culturali, no? Con dei prezzi, diciamo, fra virgolette, popolari. Da una parte questo, da una parte un livello anche di resistenza che secondo me dobbiamo superare come concetto, ma che è necessario per evitare appunto che distruggano quel poco di welfare che ci è rimasto. Non riesco a capire chi possa oggi dire la politica è questo, la politica è quell'altro. Il discorso di Rodotà, Landini l'ha definito un discorso da intellettuale, ma era un grandissimo discorso politico su che cosa oggi significa fare una battaglia dei diritti. Quando anche esponenti di Libera ci dicono che oggi sono i poteri legali più pericolosi, beh, quello è un evento politico molto importante. Il continuo tirare della politica che inevitabilmente guarda con interesse a questo progetto, che effetto fa sulla coalizione sociale? Ma io capisco che c'è chi ha l'ansia di inquadrare questo percorso dentro lo schema del teatrino, del palazzo, della politica, e capisco anche che ci sono molte persone orfane della sinistra che ricercano un soggetto a cui potersi affidare o al quale poter aderire per partecipare, e l'astensionismo alto di domenica scorsa dice anche questo, che c'è un popolo che è in cerca di una casa. Però noi sbaglieremmo oggi, e l'abbiamo spiegato bene io spero in questi giorni qui, a dare una risposta a queste ansie, a questa domanda. Noi dobbiamo dare risposta alla domanda di partecipazione, di protagonismo delle singole persone. Non è sufficiente descrivere e narrare quello che sta accadendo, ma bisogna mettere in campo pratiche radicali, e la mobilizzazione a livello generale, così come l'idea di uno sciopero generale nell'autunno contro il potere del governo, è un passaggio secondo me decisivo. È stato anche chiesto da diversi interventi, ma nelle conclusioni non c'è traccia.
traccia di questo, così come non c'è traccia di una rottura netta e profonda col palazzo della politica. C'è una c'è una costruzione sociale, ma abbiamo bisogno insieme a questa di una rottura netta, inequivocabile col Partito Democratico, col suo sistema di potere, e una rottura anche netta col modello che CGL, CISL, UIL, perché questo è l'altro punto, hanno messo in campo, e cioè come tu dal punto di vista sindacale e sociale costruisci qualcosa di rottura rispetto al modello del 10 gennaio, del sindacalismo complice che va da Marchion a quant'altro, e che vede in qualche modo, almeno sul 10 gennaio, la CGL assolutamente complice di questo disegno.